Giosuè. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, in questi termini: Mosè, mio servo, è morto. Levati dunque e attraversa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso la terra che io darò loro, ai figli di Israele. Ogni luogo per dove passerete, io ve lo do, come già avevo detto a Mosè. I vostri confini saranno dal deserto e dal Libano fino al grande fiume, il fiume Eufrate, tutta la terra degli Ittiti, fino al mar Mediterraneo, ad occidente. Nessuno sarà capace di resistere davanti a te per tutta la tua vita. Come fui con Mosè, così sarò con te. Non ti deluderò né ti abbandonerò. Sii forte e risoluto, perché sei tu che devi condurre questo popolo al possesso di quella terra che giurai ai loro padri di dare loro. Solamente sii forte e coraggioso, procurando di agire secondo tutte le istruzioni che ti ha dato Mosè, mio servo. Non deviare né a destra né a sinistra per poter riuscire in ogni tua impresa. Mai si allontanerà dalle tue labbra questo libro della legge. Meditalo di giorno e di notte, sicché tu possa eseguire scrupolosamente quanto vi è scritto, perché sarà allora che tu riuscirai nelle tue imprese e avrai ovunque successo. Non sono forse io che ti comando questo, di essere forte e coraggioso? Non temere dunque e non avvilirti, perché è con te in ogni tuo passo Dio, tuo Signore.